Ciao a tutti e bentornati su Game Italia. Stiamo affrontando una nuova stagione di duelli classificati e questa volta utilizzeremo un mazzo Amazones, parassita infettante, lava golem. La combinazione di tutto ciò è qualcosa veramente di funzionale che ci farà divertire e che metterà in difficoltà la maggior parte dei nostri avversari. In questo duello affrontiamo proprio un pelliccia mercenaria, uno dei deck più utilizzati in questo momento in metagame e quindi nei duelli classificati. Per chi fosse interessato, ho realizzato due video che parlano del mazzo pelliccia mercenaria e li trovate sul canale. Ma siamo qui per parlare di Amazzoni. Passiamo ad analizzare un attimo il duello, perché il nostro avversario ha già evocato Bit. Quindi abbiamo visto che ha una mano tipica del pelliccia mercenaria, evoca Bit, utilizza il suo effetto per evocare tramite evocazione speciale Seal. In questo modo si attiva il secondo effetto di Bit, che gli permette di prendere un pelliccia mercenaria dal deck e aggiungerla in mano. Lui sceglie Wiz, utilizza l'effetto di Seal per evocare tramite evocazione speciale Wiz, guadagna 1000 life points e crede di aver creato una solida difesa. Ma noi vedremo che non è così, perché evochiamo subito la principessa Amazones, che ci permette di estrarre una carta magia o trappola Amazones dal nostro deck. Noi scegliamo Assalto Amazones, piazziamo un paio di carte per difenderci e passiamo al contrattacco. Attacchiamo con la principessa Bit e attiviamo il suo effetto. Scartiamo il cucciolo di Amazones al cimitero ed evochiamo la regina delle Amazzoni. In questo modo i nostri mostri saranno indistruttibili in battaglia. Non appena la regina arriva sul terreno, si attiva l'effetto di cucciolo di tigre e potremmo evocarlo tramite evocazione speciale dal cimitero sul terreno. In questo modo abbiamo smontato i piani dell'avversario e abbiamo ribaltato la situazione, perché adesso siamo noi ad avere un muro solido, ma un muro davvero solido, composto da mostri indistruttibili in battaglia e da carte di supporto che ci permetteranno di tenere le redini del duello dalla nostra parte, diciamo, di tenere il duello in mano. Thank you.
Le carte che compongono questo mazzo sono Principessa Amazones per 3, Spadaccina Amazones per 3, Cucciolo di Tigre per 2, Una Regina Amazones, Golem Lava per 2, Muro di Disturbo per 3, Assalto Amazones per 2, Forza di Volontà Amazones 1, e poi ho messo un Buco Trappola Chiuso, una Candida Paleozoica e un Calice Proibito. Queste tre carte sono carte che utilizzeremo per bloccare sul nascere le azioni dei nostri avversari, posizionando i loro mostri in posizione di difesa coperti oppure annullandone direttamente i loro effetti. Quindi potete gestire queste carte come volete, potete metterne una per ognuna, potete metterne tre di una piuttosto che tre di un'altra. L'importante è avere una difesa sulle azioni del nostro avversario. E soprattutto è bloccare le intenzioni del nostro avversario. Questo spesso spiazza i giocatori. I tre muri di disturbo possono essere sostituiti, se non li avete, da rovine diffuse, muri a specchio o supercorse a testa bassa. O in caso mettere una forza di volontà Amazones in più. Come utilizzare il mazzo l'abbiamo visto, quindi non vi resta che testare questa build, fatemi sapere nei commenti se vi piace, se voi ne utilizzate un'altra, se volete qualche consiglio o se volete darmi qualche consiglio. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei prossimi video. E buon duel link!